And we have same genes, same genetic. Abbiamo gli stessi geni, la stessa genetica. But it's the differences for the last 40 years what we have been eating. Ma le differenze le abbiamo fatte quello che abbiamo mangiato negli ultimi 40 anni. So but food, you know, food is not just food. Food is not just physical food. Food is not just physical food. Food is emotional. We all know that, chocolate, milk, cheese. But food is emotional, and food is psychological, and food is spiritual. So there's more to it than just eating something till you're stuffed. Forse può sembrare un po' strano, però il cibo non è solo il semplice cibo. Il rapporto col cibo è sentimentale, il rapporto col cibo è emotivo, il rapporto col cibo è spirituale. Per esempio la cioccolata che tira un po' sul morale o che ne so. So, you know, on the A-Team we talked about this stuff. On the A-Team with Mr. T, Dwight Schultz, Dirk Benedict. Con il cast dell'A-Team parlavamo di queste cose, con Mr. T, con Dwight Schultz, con George Pepper. We talked about this stuff all day. All this, like this. This is what we talked about. And we would joke and tease and make fun. But if you want to know, that was the conversation on it. We talked about spiritual things, what you eat, does it this, politics, and we argue. In fact, now, four actors, Mr. Papard, George Papard, Dirk Benedict, Dwight Schultz, Mr. T. Three of us have cancer. Three out of four. Which is what it is in America. In America, 3 out of 4 people have cancer in their lifetime. E noi parlavamo di queste cose col cast, nel programma e col cast. Poi vabbè, scherzavamo perché il programma era sul buffo, era sul, comunque sulla commedia. Però parlavamo sempre di queste cose. E per esempio eravamo 4 attori e 3 di questi hanno avuto un cancro, che poi è la media in America, cioè 3 persone su 4 hanno il cancro. So, George Papard has died from cancer. George Pepper è morto per il cancro. Mr. T survived cancer. Mr. T è sopravvissuto. 1997, 98 he had. We talk on the phone all the time, and I talked to her because she used to make fun of. We used to argue. I would say, "Food is medicine. Food is God." Oh man, no! I got to have my eggs and my bacon, please. Oh man. Can you eat that, all them rice, that rabbit food, man, that rabbit food. I ain't no horse, ain't no rabbit. I gotta have protein, baby. Okay, io non imiterò Mr. T perché non mi viene bene, però. He wanted meat, eggs, bacon, meat. Loro fanno lunghe conversazioni e lui lo provoca, lui continua a dire la medicina è il cibo, e Mr. T dice no amico, come faccio, no, io senza il mio bacon, senza le mie uova la mattina, no, ma cosa mi dici, come faccio? So I said, Mr. T, hey T, brother, that will make you sick, that's too much meat for you, it will make you sick, 1983, 84, 85. So 10 years later, he has cancer, and we, oh, brother, man, I think maybe you're right. I'm down on my knees in front of Jesus. Thank God. He says, cancer ain't for no wimps. That was Mr. T's line. When I got on the phone with the person, he calls me Face. Mr. T calls me Face. Never Dirk. Hey, Face, brother, man, that cancer ain't for wimps. Allora, praticamente lui lo avvisava intorno all'83-84 che stava, secondo lui, mangiando troppa carne, era troppo succube della carne, poteva stare male. 10 anni dopo ha avuto il cancro, allora l'ha richiamato e ha detto, ehi amico, forse avevi ragione, forse ho esagerato. La cosa curiosa è che quando lo chiama, non lo chiama Dirk, lo chiama Face, cioè Sberla, al telefono, tra di loro lo chiama Sberla, e dice, Sberla, avevi ragione. So he makes some changes. My mother, by the way, I changed my diet in 1970. My mother also, 41 years ago, she changed quietly. She doesn't tell me, but at home, because I don't, she quit. She eats mostly grains, vegetables, beans, fruit. Quindi io ho cambiato la mia dieta per il motivo che vi ho detto. Anche mia madre, lei non lo dice, non lo ammette, ma 40 anni fa ha cambiato radicalmente la sua dieta. So it's I know you didn't come here to listen to me talk about. Lo so che non siete venuti qui a sentire me parlare di queste cose. Cancer. Di cancro. Di cibo. But I'm only my life. Everybody's life. You do something
important to you. You know, important. The only two things I've done is, number one, I've raised my children. I was there for my children's childhood 24/7. Tutti quanti dobbiamo fare nella vita almeno qualcosa di importante per noi stessi. Io ne ho fatte due di cose. La prima è stata essere un genitore per i miei figli. Li ho tirati su io. E ero sempre lì per loro, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. And there are thousands of people who read my book who are now still alive as a result and have written me letters. So those two things are special to me. The TV is wonderful, but you know. La seconda cosa importante per me è che molte persone si sono salvate grazie alla dieta che io ho suggerito, mi hanno anche scritto dopo per ringraziarmi. Questo è molto importante per me. Certo, la TV, lo spettacolo televisivo è importante, ma non è la stessa cosa. Harrison Ford, George Clooney, Brad Pitt, lots of good-looking, charming, wonderful actors that could do Starbuck. But nobody but me could do what I did with my children and my book, my cancer experience. That's not, Harrison Ford can't do that. George Clooney can't do that. It's something I have that is more important than being a big movie star. La morale è che grandi attori, ma anche belli, bravi, come per esempio Harrison Ford, come George Clooney, non possono fare l'attore, sono anche molto bravi, ma non possono fare quello che ho fatto io per i miei figli. Non l'hanno fatto e non lo possono fare. E questo è quello che fa la differenza. By the way, I love all actors. I never am jealous of anybody about anything. Comunque, volevo sottolineare, amo tutti gli attori, i miei colleghi, non sono mai stato geloso di nessuno. Except that sweater, that gentleman had. I want that. No, I'm kidding. Eccetto per the sweater, per la maglia. No, che... I have no jealousy, so when I sometimes talk about other actors, I think they're all wonderful. George Clooney are these people, you know. Bradley Cooper is now playing me in the. I think they're fantastic. They're wonderful, they're charming. You know, they're talented, but so. Magari mi capita di nominare spesso dei colleghi, per esempio George Clooney, cioè, ma io li adoro tutti, anche Brad Cooper, che ha fatto la mia parte nel nuovo team. Io, a me sono tutti simpatici, non invidio nessuno, ho un ottimo rapporto. I could have been a bigger star if I didn't stayed in Hollywood and not become and not raise my children. Sarei stato probabilmente una maggiore stella del cinema se fossi rimasto a Hollywood e non fossi andato in Montana a crescere i miei figli. You know, we hear Hollywood actors, famous people, their kids are always in drugs or suicides. I mean, I don't want to mention names, but a lot of suicides amongst the children of famous people. Io non voglio fare nomi, però da loro è risaputo che a Hollywood i figli delle star hanno spesso problemi, droga, suicidi. They all have nannies. You have to have nannies, you know. So Tom Cruise, all these people, you have nannies. You're too busy. If you have a big career in Hollywood, Paul Newman. I knew Paul Newman. His son committed suicide. You can't be a dad. You can't be there. You're never there. You're busy. Quando fai quel tipo di lavoro, tu non ci sei mai, sei troppo occupato. E quindi tutte queste persone non crescono i figli, hanno delle bambinaie, hanno degli educatori. E non sei mai vicino ai tuoi figli. Anche Paul Newman ha fatto degli esempi, lui ha conosciuto Paul Newman. È tutta una serie di problemi di distanza tra genitori e figli. So, I didn't want to be on my deathbed thinking, on my deathbed, getting ready to die, saying, I wish I'd have spent more time with my children. Quello che non volevo fare era finire nel letto di morte pensando adesso sto per andarmene e dire cavolo, volevo spendere più tempo con i miei figli. And I know I'm not going to say I wish I'd have made more TV shows. E so che non mi capiterà di dire avrei voluto fare più spettacoli televisivi. And now I was in two special spectacular shows I'm very proud of, family shows, very unique. E di recente sono stato in due show televisivi molto belli per la famiglia, molto unici. So I don't want to be in a show that's not good. Io non voglio andare in uno spettacolo che non sia bello, buono. So if somebody offers me a job, I don't want to besmirch. I don't want to hurt my reputation.
magari qualcuno mi offre dei lavori, io guardo e poi dico, non è che voglio svendermi, non è che voglio rovinare la mia reputazione. I want to play Starbuck again. That character, Starbuck, our face man, again. I want to do that again as an old guy, as an older man. It'd be fantastic. I was supposed to on the original, when they, in Battlestar, I was originally supposed to play the 50-year-old, 55-year-old Starbuck with the cigars, but they canceled that show. But that would have been fun. Mi piacerebbe, per esempio, invece per rifare il ruolo di Starbuck, di Scorpio, perché quel ruolo mi è piaciuto. Magari uno Starbuck vecchio, uno Starbuck di 50 anni, ma sempre col sigaro. Effettivamente c'era un progetto per un seguito della serie che però è stato cancellato. Io avrei dovuto essere me stesso a 50 anni. Ok, questioni. Avete domande? Non fate timidi, come al solito.